Bella a tutti, siamo i Mai Persi. Bella a tutti. Non diciamo mai bella a tutti. No, come diciamo? Dai, diciamo. Ciao a tutti ragazzi, siamo i My Personal Pizza e benvenuti in un nuovo video interattivo. Come sempre, seguite le istruzioni che compariranno sullo schermo per far succedere cose buffe. E per iniziare scorrete il dito lungo la freccia tra 3, 2, 1. Ciao Green. Ciao Lorenzo, meno male che sei arrivato. Che succede? Succedono delle cose strane in cucina. Cioè sparisce il cibo? No, si muovono le cose. Si muovono le cose? Sì, veramente. A un certo punto non stavo facendo niente e una cosa si è mossa. Ah, capisco. Sento rumori, cose, non capisco. Sì, allora facciamo così, tu vai a dormire, ci penso io. C'è qualcosa, Lorenzo, devi sì, credermi, c'è qualcuno, mamma una presenza, mia, ma figurati se non ti credo, tranquilla. Si muovono le cose. Ma che problemi ha sta ragazza? Dai, così mi sembra che vada bene. Cioè, per il primo appuntamento. Non so, non capisco niente. Non so se è bello, se è brutto, se può piacere. Ah sì, vi piace? Dite, eh? Beh, perché insomma il primo appuntamento un po' conta anche questo, no? Non so, mi piace. Boh, fatemi di bocca al lupo, Volevo dirti che sei molto carina. E poi vestita così non sembri neanche così grassa. Vuoi dire che sono grassa, scusami? No, cioè no! Che sembro grassa? Non no, so, volevo dire che no, che con questo vestito stai sempre meno grassa. Sto bene, che... sto male? No, sì, ma allora potevi dirmi semplicemente che sto bene. Scusami. Ma potevi dirmi, dovevi specificare, non ti fa così grassa, mi stai palesemente dando della valeria di merda. Ok, bravo, cioè... Volevo dirti che con questo vestito stai proprio molto bene, sei bellissima. Grazie, quasi mi imbarazzi, tu sì che sai fare i complimenti. Mamma mia, Simo, una fame. È che l'abbiamo appena sfornata, quindi sarà, non so, avrà la temperatura del sole. Scommettiamo che riesco a mangiarla senza bruciarmi tutto. Veramente, ma no, Simo, guarda che ti fai male. Veramente, non ti piacciono le tue papille gustative? Ma sei pazzo, veramente? Boh, allora riuscirò a mangiarla anch'io. Oh, Amo qua. Ti giuro, Simo, c'era la tazza appoggiata là. Io faccio per prenderla e si muove sola. Che paura, ma come? Sì, da sola. Veramente? Sì, guarda, era, immaginatela messa qua così. Poi è partita di là. Guarda come lo freghiamo adesso. Sei proprio un genio, Simo. Guarda che l'abbiamo fregata. Adesso voglio vedere sto fantasma come fa a venire. Ma quindi, fammi capire bene questa cosa. Queste persone che io vedo, e che tra l'altro sono ancora là che mi guardano, loro mi stanno facendo succedere delle cose. E tu chi sei? Perché io ti sento? Tu sei una di queste persone, anche tu puoi far succedere queste cose. Sì e no, Lorenzino. Diciamo che io non posso fare, ma posso far succedere. Loro non sono me, e io non sono loro. Come tu non sei né personaggio, né attore. No, non capisco! Perché quando parli così enigmatico non riesco a capirti? È come se ci fosse qualcosa che mi impedisce di capire troppo velocemente, perché sennò la trama va avanti e non abbiamo più niente da raccontare nei prossimi video. Aspetta, ma perché ho detto questa cosa? Non ha nessun senso! Io non volevo dire questa cosa! Molto bene, Lorenzino. Stai iniziando finalmente a capire. Purtroppo però la strada è ancora lunga. E forse è meglio se per questo video la chiudiamo qui. Aspetta che faccio comparire la freccia. Di cosa stai parlando? Che freccia? Io non vedo...